Io sono Ilaria e vi racconterò le vicende di uno dei più giovani talenti italiani negli sport. Zichen Cao, ai più noto come Shadow, è uno dei talenti più giovani, promettenti e già di successo che l'Italia abbia mai avuto nel panorama competitivo di League of Legends. Nato a Milano da una famiglia di origini cinesi, Shadow si trova da subito in un ambiente molto spronante verso la sua potenziale carriera competitiva. Inizia a giocare all'età di 12 anni e prima ancora di compiere la maggiore età, riesce a raggiungere il primo posto della classifica europea dei giocatori. La sua carriera inizia nel 2016 con gli Element Team One, con il quale riesce, seppur in tornei minori, a spodestare altri importanti nomi del panorama italiano. Il giovanissimo Shadow arriva quindi a essere notato dagli Outplayed, nel quale trova la sua più longeva e importante parentesi nazionale. Inizia quindi un percorso controverso, dove, nonostante le performance eccellenti, il team è visto come gli eterni secondi, sempre allontanati dalla vetta dal Team Forge, all'epoca la loro più grande nemesi. Ma le performance altalenanti non impediscono a Shadow di finire sotto l'occhio dei talent scout europei e, concluso il secondo anno senza successi, decide di spostarsi per competere in Europa. La sua prima avventura è la breve partecipazione all'European Masters con il Team Atlantis, senza però arrivare a spiccare. Dopo una breve pausa, ritorna alla carica nei Mouse Sports, team tedesco, nel quale riesce a trovare grande successo e un piazzamento in top 4 ad una successiva edizione dell'European Masters. Il suo stile di gioco particolarmente aggressivo e il suo riuscire ad essere sempre un punto di riferimento per la squadra, uniti alla sua giovane età, portano Shadow in pieno diritto nella lista dei grandi talenti europei sui quali investire. Questo lo porta in quella che è la sua attuale e più prestigiosa casata, i Mad Lions. Il team spagnolo entra nella franchigia europea dell'LEC, riproponendo una struttura simile a quella dei Vitality di Jizuke, un team giovane con grandi talenti meccanici. Qua si riunisce con Orome, suo vecchio compagno di squadra negli Outplayed, e insieme ad altri esordienti riescono, nella loro prima stagione di competizione, a trovare degli splendenti quanto inaspettati risultati. Perché Mad non vuol dire solo Madrid, la città di origine della squadra, ma indica anche la follia dietro al loro stile di gioco. E Shadow ne è l'esempio più lampante. I riflessi fulminei, la creatività e un sorriso adorabile sono i suoi marchi di fabbrica. Il team chiude la stagione in terza posizione, surclassando squadre con molta più esperienza e riuscendo a strappare una vittoria all'attuale formazione dei G2 in una serie al meglio delle 5, cosa che finora era avvenuta soltanto nella finale dei mondiali per mano dei FunPlus Phoenix. Questi ottimi risultati non sono che l'inizio della carriera di Shadow, che durante la seconda stagione mantiene fin dal primo giorno la vetta della classifica, tenendo alte le possibilità di replicare le performance del suo predecessore italiano e rappresentare l'Europa ai mondiali nel suo primo anno competitivo.